do is adore you all of the time. I'd like to. I'd like to. Buongiorno e bentornati in un nuovo vlog. Io stamattina mi sono svegliata non tardi, non tardissimo, di più. Mi sono svegliata quando praticamente mia suocera ha citofonato. E quindi va bene così, ragazzi. Però sono riuscita a fare tutto. Alle 8:15 abbiamo fatto giusto 5 minuti di ritardo a scuola. Vincenzo era a scuola, Cristiano invece andando all'asilo, comunque a tempo fino alle 9, insomma, non è il problema, è Vincenzo, insomma, no Cristiano. Jacopo tiene un biccio, vero? Gli ho fatto il tè, gli ho dato il Bounty, ma il Bounty sta sopra al tavolo insieme al tè, guardate là, solo sconsolato e non vuole mangiare e sta qua che sta piangendo. Vai a mangiare. Dai. Vorrebbe il latte, lo desidera. Non lo puoi bere il lattuccio, amore. Bravo, guarda, gli ho dato anche la bottiglina qua come i grandi. È vero, mamma gli ha dato la bottiglia come i grandi. Quello è un ometto grande, Jacopo. Ieri sera questo con il tè, cioè non il tè, la tisana che ho fatto con lo zenzero, la curcuma, me l'ha buttata tutta in camera. E terra, e quindi stamattina devo lavare a terra perché quando camminate scalzi azzecca tutto coso, azzecca tutto coso. Ti si bella, io mi fa che ti si certo, quando si bella, bacia mamma tua. Fa vedere come un bacio mucca mamma tua. Fa vedere come un bacio mucca mamma tua. E no, quel ciccio non lo guardate come abbraccio, è troppo bello. Maron, quando è fresco. Dammi pure un bacio, ma. Oh, fai a ninna mamma, ninna nanna, ninna. E mo fai colazione, eh? Oh, questa faccia, guardate qua come si è fatto secco. Ha fatto secco secco. Ah, secco. E per la pancia non c'è più a mamma, si è sgonfiata, non stai mangiando più come prima, vero? Sto andando a portare un attimo un paio di pantaloni a Giuseppe. Una cosa incredibile, sto marito mio rompe sempre i pantaloni dal cosino avanti fino al coso indietro, li rompe sempre. Donne, moglie di muratori, ditemi che mio marito non è l'unico che rompe sempre i pantaloni, sia davanti sia dietro, li straccia sempre, perché comunque abbassandosi e alzandosi è normale, ragazze, tranquille. Comunque, vabbè, fa caldissimo. Io sono scesa così, a Jacopo, guardate, l'ho portata addirittura con le pantofoline, perché io devo ancora passare l'aspirapolvere, devo ancora pulire il bagno. Finora ho fatto solamente polvere e letti e ho steso i panni. Quindi devo ancora lavare, c'ho ancora un sacco di cose da fare. Vabbè, ma portiamo un attimo questi pantaloni a Giuseppe e sicuramente perdo un'altra oretta, minimo. Ciao amore, saluta. Ciao. Prendi il pannello. Ah, ciao, sta dentro. Vai, vai piano. Oppela! Fa niente, eh? Devi dire, sì, sì, grazie. Sei caduto, piccolino. Ah, non fai niente, non fa niente. No, voglio quando ne prende. Ciao. Andiamo, buongiorno. Andiamo, eh? Oh, ma andiamo a casa, fa buo, mannaggia, mamma ti dai succhia. Vai a premere il bottoncino dell'ascensore. Ma quanto sei bravo, amore. Mi aiuti? Grazie, amore. Andiamo, su, che è arrivato l'ascensore con due manine. Bravo, andiamo, che è arrivato l'ascensore, dai. Quanto è bravo questo bimbo di mamma. Un vero metto. Ah, appoggiata, pesa? Oh. Oh, siamo ritornati adesso. Niente, ho lasciato il pantalone a Giuseppe. Ora devo, mi prendo prima un caffè. Poi devo pulire il bagno, passare l'aspirapolvere, lavare la terra, cucinare, stirare i panni. Insomma, c'è ancora un sacco di cose da fare. Vero? Quanto è bravo, sto amore di mamma, eh? Ma quanto sei bello. La porta mamma? E non mi vuoi aiutare più?
No, 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 siamo arrivati, amore, non si toccano i bocconi. No, no, no. Naggia. Andiamo, eh? Ma è brava. Che ti ha dato la mamma, la bananina? Fai i morsi piccoli. Mastica, eh? Come spuntino io ho dato, sono le 11:30, ci ho messo giusto mezz'ora per andare e venire. Io ho dato una banana, perché che gli do, ragazzi, non lo so, quindi ho dato una banana. E mo faccio, io mi faccio un caffè, faccio un attimo il mio momento pausa, poi dopo devo iniziare a fare quello che, cioè devo ricominciare a fare quello che stavo facendo prima. Poco devo cucinare, dopo appena Vincenzo, oggi è lunedì, quindi va il catechismo. Però ho pensato, invece di andare già alle 4 da mio suocero e quindi perdere un'ora così senza far nulla, me ne vengo a casa dopo che sono andata a prendere Cristian, mi inizio a fare un pochino il vlog e poi dopo alle 5 accompagno Vincenzo, insomma è quell'oretta fino alle 6 che poi lo devo andare a riprendere. Vado da mia zia se ci sta, o se no me ne vengo a casa, insomma mo vediamo un pochino come giostrare il proseguimento della giornata. A pranzo faccio bastoncini di pesce, li ho scongelati con gli spinaci che mo dopo vado a lessare, ce ne stanno giusto un altro pochino, insomma dopo li condisco con sale, olio e limone. Questo avocado è ancora duro, questo maledetto, e basta, questo è il mio cesto frutta. Va bene così, ragazzi, faccio il mio momento pausa, così dopo devo ricominciare quello che ho lasciato, quello che ho tralasciato prima. Allora, no, aspetta. Ah, così, ok. Non devi scrivere 100. No, così, 1, ok. Jacopo, tu vieni dentro, amore della mamma. Chiudiamo qua, così non esci fuori, eh. Ciao, saluta sempre. Mentre Vincenzo fa i compiti, amore, qua c'è un piccolo piscellone. Ciao. Che c'è? Vuoi salutare? Ciao. A chi saluti? Alla fidanzatina? Oh, mamma. No, in mano no. E scrivilo. Questo che numero è? 110, 1. Quindi 111. Vai piano però, 243. Ma tutto con la penna blu devo fare. Che ne so io, non fa niente. Devi tu. No, chiudi un'altra volta. Comunque, mentre Vincenzo fa i compiti, io con l'aspirapolvere, che vedete oramai l'abbiamo usata già parecchio, l'abbiamo già lavata una volta. Questa qua è della Hodev. Non so come si legge sinceramente. Allora, questa qua, ragazzi, poi non so sinceramente come si legge precisamente. Comunque, questa aspirapolvere che mi mandarono, io mo ho messo il beccuccio avanti, però questo qua volendo si può anche togliere così. Giuseppe l'ha usata molto per pulire, insomma, la macchina. Poi qua push permet a se sgancia la situazione. Poi per svuotarlo basta che togliete sto coso, vedete il filtro come sporco di polvere, noi comunque l'abbiamo già usata tantissimo, e niente, qua dentro va la sporcizia, lo svuotate e via. Che c'è? Ora non la lavo perché sto pulendo, poi niente, la riagganciate ed è pronta di nuovo all'uso. Qua sotto c'è, aspetta, ve la faccio vedere perché chi vuole, insomma, la trovate su Amazon, vi metto il link qua sotto o di qua, non so dov'è. E aspetta, amore, comunque qua dietro ci sta sto coso che sganciate la batteria, si mette sotto carica con il filo che vi esce in dotazione. Io sto qua, con il filo che vi esce in dotazione, la mettete sotto carica e niente, ecco, poi riagganciate e premete qua, c'è il pulsantino, aspetta, amore, ecco qua, qua si accende la spia. Quando è rossa vuol dire che è, insomma, scarico. E niente, potete usarla sia così, altrimenti con questo. Io ci vado a mettere questo perché ora voglio pulire un pochino nei mobili, siccome ho le bricioline. Aspetta! Ah! E vado a pulire, insomma, nei mobili, mo. E questo ranocchietto mi dà il permesso. Posso? Che dici, posso? Aspetta, accendiamo. Stai fermo. Sta fermo.
Allora, apriamo qua, ciao. Questi qua sinceramente li ho fatti già. Vedete, devo pulire tutte queste bricioline che stanno qua. No, non prendere le cose, per piacere, va bene, eh? Posto così. Guardate qua, vedete? Pure qua. Tanta schifezza. Ti tiro l'orecchiella. Ti tiro l'orecchiella. Ti tiro l'orecchiella. Te la tiro, eh. Oh, oh, oh. Yeah. Ti tiro l'orecchiella, eh. Ma io te la tiro pure di qua, te la tiro, eh. In punizione. Questo è l'angolino della punizione. Ora scriviamo angolino punizione. Qua si corre sempre. Ora devo andare a accompagnare Vincenzo al catechismo. No, Cristian, non la rompere, mamma. Ci stanno i miei figli, Pietro. E andiamo, eh? Jacopo lo porto con le pantofoline, dimmi. La preghiera, la preghierina. Una cosa. Che devi fare? Così. Bravissimo! Bravo! Guardate il mio pisellino, sta dormendo su questo cosino che dopo ve lo faccio vedere. Guardate che cos'è, è un elefantino troppo bellino, dopo ve lo faccio vedere. Amore, Jacopo dorme soltanto che sono già le 8. Stasera ho fatto, cioè, sì, non potete capire, cioè io ho fatto tutto il vlog, oggi era pronto, bello sistemato, mi si è cancellato tutto e ho dovuto rifare tutto da capo. E non vi dico, ho fatto una fatica assurda. Ora sto facendo pasta e fagioli, ho messo a soffriggere l'olio e la cipolla. Ora ci butto i cubetti di pancetta. Ora do una mescolatina. Ok. Nel frattempo facciamo iniziare a scorrere un po' di acqua calda. Butto tutta la scatola di fagioli con tutto il loro sugo, che alla fine è acqua, insomma, che si cuociono i fagioli. Il coperchio però non ce lo dovete mettere. Rimescoliamo. Ora aggiungiamo la passata. Fra quando viene? Ciao. Riempiamo la bottiglia della passata e la buttiamo all'interno della, insomma, della pentola. Guardate quanto è carino, dopo lo faccio vedere. Ed ora ci aggiungiamo la bottiglia di acqua. Appena bolle, buttiamo la pasta mista, aspettiamo che scuoccia e voilà, è pronto. Tu che devi fare? Metti a posto il divano. Vieni, 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 mo che deve. Peccato che non ho preso la tua di ribrella. Chi sta vedendo le fiabe? Adesso tutto. Ti dico se sono adesso tutto.
Io vi non lo so. Peter Pan. No, che fiamme. La bella. Oh, la- ah, la bella lavanderina. No, la bella e la bestia. Poi il bambino. Ah. La comunque, guardate, vi faccio vedere. Mi è arrivato da New Chic. Allora, New Chic, hai delle bellissime cose. Ti ringrazio per la tua collaborazione. Ma ci metti troppo ad arrivare. Cioè, New Chic, vedi cosa devi fare. Veramente, troppo come spedizione non ci siamo proprio. Come prodotti invece devo dire che sono dei buoni prodotti. Sia i pigiamini erano veramente cotone. Insomma, mi ci sono trovata bene con le cose che ho scelto e che mi hanno mandato. Ora mi sono fatta prendere, insomma, ho ordinato questo piattino qua a forma di macchinina. Ah, guardate, mamma, ma qua in mezzo che ci metti? Niente, guardate com'è carino. È per Jacopo. Ci stanno quattro. Ci stanno quattro scomparti. Allora, qualche volta ce l'ho devo comprare. Mangio la pasta, la carne e la frutta. Un po' di verdure e un po' di frutta. Qua niente, mamma. E niente, io l'ho preso così. Quasi ci vuoi mettere per esempio qualche salsina all'interno, qualcosa piccolina. Brava. E l'ho preso color beige, ci stavano anche di tantissimi altri colori. E poi mi è arrivato l'elefantino, che sicuramente avrete visto in qualche altra foto, insomma, su Instagram, su internet. Girano parecchie foto con questi elefantini dei bambini appena nati. L'ho preso perché mi piaceva. E poi chissà se in futuro non lo potremmo usare veramente per qualche neonato. E bambino o bambina che essa sia. Infatti l'ho preso grigio, è troppo carino, dopo ve lo faccio vedere. Jacopo infatti ci sta dormendo sopra. Poi mi arrivarono anche questo paio qua di scarpe. Scusate se sono nel ripostiglio con questa luce rossa, però volevo farvi vedere anche le scarpe che mi arrivarono, che purtroppo sono nuove perché mi hanno mandato il numero sbagliato. Comunque io ho detto un 41-42, loro mi hanno mandato un 40. E quindi a Giuseppe vanno, ma vanno strettissime e non se le può mettere. E niente, comunque ho preso queste scarpe qua a Giuseppe, sono molto molto belle. E devo dire anche queste molto, insomma, fatte bene, tipo le scarpe che vendono, insomma, i negozietti sulle 15 euro. Non mi ricordo quanto l'ho pagato, comunque qua sotto, lo sapete, vi rimango sempre tutti i link diretti a questi prodotti. E comunque niente, queste scarpette qua sono molto carine, però peccato, insomma, che ce l'hanno già da un mese, perché queste qua mi sono arrivate subito, mentre queste altre cosine no. E, però ecco, insomma, non le può sfruttare, è stato veramente un gran peccato. Oltre a queste tre cose, questo, l'elefantino e il piattino a Jacopo, ho preso anche delle scarpe a me, che vedremo se arrivano e quando arrivano, e se arriveranno giuste, se non arriveranno proprio, non si sa. Quindi queste sono le cosine che mi ha mandato. Cappuccetto rosso. Niente, qua sotto, scusate la luce blu, rossa, blu, insomma, qua abbiamo un bel po' di luci. Qua sotto vi rimango i link. Io faccio sempre di qua e di là perché non so dove capita. Vincenzo vi vuole far vedere che cosa ha portato oggi dal catechismo. Che cos'è? La terra con i semi. No, la terra con i semi. Che cos'è il... grano. Il grano l'abbiamo messo l'abbiamo messo al buio, poi l'abbiamo annaffiato un poco di acqua. Mo dobbiamo aspettare 2 settimane, ci hanno detto le catechiste. Aspettiamo 5-6 giorni, vabbè, 2 settimane, 1 settimana, e poi vediamo che succede. Lo dovrò portare a messa a benedire. E poi me lo riporterò di nuovo a casa. Si farà grande così. 1,20 m, 1,60 m. Ma guarda, 1,20 m. Io sono alto 1,60 m, Vincia, quindi dovrebbe diventare così grande. Chiudi il mobile e la lasciamo là. Lo chiudete e non l'aprite fino a 6 giorni. Se dobbiamo prendere una cosa, che fa? Non l'apriamo. Sì, però non bisogna metterla alla luce del sole. Là dentro sta al buio. Stop, arrivederci. Comunque, qua bolle, ora butto anche la pasta, perché tanto i fagioli sono già cotti. E via ragazzi, così mangiamo. Guardate come ho fatto il piattino nuovo a Jacopo. Qua ci ho messo un po' di riso, condito solamente con olio.
qua un pochino d'uovo e le carote, perché ho letto su internet che l'uovo sodo va bene per la diarrea, anche le carote, l'ho cotte a vapore, e poi niente, riso in bianco. Ed ecco qua il pasta e fagioli con la pancetta, soltanto che a me si è attaccato un pochino, perché poi il tempo che ho cucinato a Jacopo, il mio si è un pochino attaccato. Però vedete, è venuto super buonissimo. Cioè, io prima di mettermi al computer ho sistemato, scusate, c'è stato un attimo un blackout. E questa è la situazione che mi ritrovo adesso. Com'è possibile, ragazzi? Io già mangio! Giuro che ho sistemato prima di andarmene vicino al computer. Comunque questo pupazzino è troppo morbidoso. Ed è stato un acquisto, tra virgolette, perché è stata una collaborazione. Che però ho pensato al futuro. Ho fatto male, ho fatto bene, non lo so, però in quel momento, insomma, mi piaceva troppo. Ed ho pensato un po' al futuro, insomma. Un acquisto per il futuro. Oddio, scusate ragazzi. Lascio tutti i giochi per terra. Aspetta che non vedo una ceppa. Guardate come funziona. Comunque. Amo. Metti che pupassino, mamma. Ti piace questo elefantino? Mamma l'ha comprato per il fratellino o per la sorellina? Non è per te, no, non è per te, è per il fratellino o per la sorellina. Amo, stai facendo che sto a mezzanotte, tu hai dormito o no? È mezzanotte e io sto ancora con i panni, ragazzi, mamma mia, che brutta fine. Comunque stasera mi prendo lo Zyrtec, perché oggi avevo troppo prurito in faccia. Quindi ora mi metto il pigiamino, mi prendo la pasticchina e a dormire senza telefono, perché stamattina mi sono svegliata alle 8 quando mia suocera ha citofonato. Quindi stasera niente telefono. Buonasera, non gli fate caso ai miei capelli, stasera prendi l'uccite. Guardate come è piccolina questa pasticchina, è piccina piccina. Sei fermo, dove sta la... No, questa mamma è medicina, non si tocca. Ora lo devo prendere per 2 settimane, sperando che me ne ricordi che lo devo prendere sempre. Jacopo, io ho dato il pupazzino, ho detto che era per il fratellino e per la sorellina, invece già se l'è preso Jacopo. Di è questo pupazzino? Metti qua la testolina, fai vedere. Ma come sei carino. Jacopo vi saluta già. Noi vi salutiamo. Ci vediamo domani. Oggi sembra Deborah la pazza, sti capelli. Non ci fate caso, ogni tanto so così. Vi mandiamo un bacione grande. E ci vediamo domani, ragazzi, con un nuovo vlog. Ciao!